Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Video tra l'altro piuttosto particolare quello di oggi, come avrete visto sicuramente dalla miniatura e letto dal titolo. Oggi vedremo infatti come ci sia una certa possibilità che dietro la maledizione della città di Gerico descritta nella Bibbia ci sia un parassita. Ma andiamo con ordine. Ci troviamo a Gerico, città della Cisgiordania, a due passi dal Mar Morto e dal fiume Giordano. Si tratta di una città antichissima, una delle più antiche del mondo, in cui sono state trovate tracce di addirittura insediamenti paleolitici. Si tratta di una zona fortunata, in cui l'acqua non mancava, sia per le persone sia per le coltivazioni. Tuttavia, questa città rimase disabitata dal XIV all'VIII secolo a.C. Secondo quanto scritto nella Bibbia, Giosuè, a seguito della conquista della città, la maledisse. Questa maledizione rimase sulla città fino a quando Eliseo, discepolo del profeta, Elia non la spezzò. Ok, questa è più o meno la storia generale. Ora scendiamo meglio nel dettaglio in quello che ci racconta la Bibbia. Quando gli israeliti raggiunsero la Palestina, ovviamente puntarono le zone fertili della Giudea e Gerico si trovava proprio sul loro cammino e aveva un importante ruolo strategico. Giosuè mandò a Gerico due spie per capire un po' com'era la situazione. Queste spie descrissero la popolazione di Gerico come spaventata ma anche particolarmente demotivata. Tuttavia si era sparsa la voce che ci fossero due spie in città e quindi queste, per salvare la pelle, dovettero trovare rifugio. Le aiutò Rahab, una prostituta, che chiese però protezione per lei e la sua famiglia in caso di attacco dell'esercito di Giosuè. Tornate dal loro capo, le spie aggiornarono Giosuè della situazione e questi decise di superare il Giordano e cingere d'assedio la città. La Bibbia poi non tralascia di dire come le acque del fiume si aprirono davanti all'avanzata israelita e che le mura di Gerico crollarono per farle entrare in città. Ne seguì l'ordine di Giosuè di passare a fil di spada tutta la popolazione della città, tranne Rahab e la sua famiglia. Ed è a questo punto che maledisse Gerico. Maledetto davanti al Signore l'uomo che si alzerà e ricostruirà questa città di Gerico. Sul suo primogenito ne getterà le fondamenta e sul figlio minore ne erigerà le porte. Così, de botto, senza senso. Molti anni dopo, Acab, re di Israele, ricostruì Gerico, abbastanza sbattendosene della maledizione. E quello che ottenne fu la morte del primogenito Abiram e dell'ultimo figlio Segub. E te pareva? Anni dopo giunse voce ad Eliseo che un non meglio definito qualcuno cercava di riportare alla vita questa città, ma che la terra e l'acqua non erano più buone come un tempo. Insomma, era un modo come un altro per chiedergli di fare qualcosa. Eliseo a questo punto, come sappiamo, eliminò la maledizione gettando dell'acqua e del sale sulla terra. Piccola nota margine della storia, ma che tanto margine non è. Nella Bibbia si ha una certa sensazione che le popolazioni che vivessero a Gerico avessero meno figli del normale e che questi vivessero decisamente meno. Entrambi i fatti, tra l'altro, sarebbero persino menzionati da Eliseo. Bene, ma cosa ci dicono i reperti archeologici di tutto ciò? Nella media età del bronzo, prima dell'arrivo di Giosuè, la città prosperava, circondata da delle mura, ma che verso la fine del periodo potrebbero essere andati incontro a un'epidemia. Non si sa bene di cosa, però. I resti della tarda età del bronzo sarebbero stati molto importanti per comprendere o cercare di farlo i racconti biblici sulla città di Gerico. Tuttavia, tutte le tracce, tranne poche che sono state erose, sono appena sufficienti a dimostrare l'esistenza di una città a Gerico in quel periodo. L'erosione è avvenuta certamente prima della prima età del ferro. E i resti della tarda età del bronzo non suggeriscono che la città sia stata ricostruita poco dopo l'abbandono. Anzi, le prove indicano che non ci sia stata nessuna città di Gerico per circa 400 anni. Altri ritrovamenti comunque suggeriscono anche un rapido abbandono della città, coerente con il racconto biblico di Giosuè. Tuttavia, la cosa che ci interessa maggiormente in questo video si trova nei mattoni di fango con cui erano costruite le case della città. Gusci di molluschi di due specie, Melanopsis premorsa e Bulinus truncatus. E voi potreste dirmi, beh, e quindi? Questi due molluschi sono gli ospiti intermedi di un parassita che potrebbe combaciare con i sintomi descritti nella descrizione biblica, Schistosoma hematobium. O per meglio dire, Bulinus truncatula lo è sicuramente. Melanopsis premorsa invece ospite di Schistosoma bovis. Tuttavia c'è una cosuccia da tenere in considerazione. In Sardegna un ibrido tra Schistosoma hematobium e Schistosoma bovis ha causato delle infezioni nell'uomo, perciò direi di tenerlo in considerazione. Ad ogni modo, nei mattoni di fango sono stati trovati molti esemplari di Melanopsis premorsa e uno solo di Bulinus truncatula. Ora, le motivazioni di questa cosa possono essere molteplici e non ho trovato nulla su delle possibili spiegazioni nella fonte. Tuttavia, approfondendo un attimo la ricerca, mi sono imbattuto in uno studio che mostra come Bulinus truncatula soffra terribilmente la competizione di Melanopsis premorsa. In pratica, all'aumentare della popolazione di Melanopsis premorsa, Bulinus truncatula semplicemente cresce meno e si riproduce meno. Chissà, questo forse può spiegare l'enorme differenza di rappresentazione nei mattoni di fango delle due specie. Ok, ma oltre all'ospite intermedio, perché pensare a Schistosoma hematobium? Perché colpisce l'apparato genitourinario e la schistosomiasi genitourinaria produce dei segni particolarmente riconoscibili all'esterno. Quando le uova di schistosoma penetrano nella mucosa vescicale, si verificano ematuria e spesso cistite.
I casi lievi presentano pochi altri segni e sintomi, ma il contatto ripetuto con acqua infetta aumenta il numero di parassiti presenti e porta a infezioni gravi e quindi a manifestazioni più visibili. La malattia può coinvolgere tutti gli organi pelvici e le complicazioni includono l'ostruzione delle vie urinarie con formazioni di fistole e granulomi di genitali esterni. Si hanno anche altri sintomi come anemia, deperimento, debilitazione e una maggior sensibilità ad altre infezioni. Inoltre c'è una correlazione sicura tra schistosoma ematobium e il carcinoma a cellule squamose della vescica. E con sicura io intendo che lo IARC ha inserito questo parassita tra i cancerogeni di tipo 1, assieme al fumo di sigarette e al benzene, per fare due esempi. Infine, nei casi gravi si può arrivare anche alla morte. Ma le malattie possono portare problemi anche di natura psicologica oltre che fisica. E questo potrebbe spiegare anche l'atteggiamento un po' disfattista della popolazione di Gerico. Aggiungiamoci che, come riporta il sito dell'OMS, i bambini sono maggiormente a rischio di contrarre la parassitosi, sia per condizioni di scarsa igiene, ma anche perché giocano maggiormente in acqua. E la maledizione, guarda caso, nomina proprio i figli di chi vorrebbe ricostruire la città. Un altro collegamento ce lo dà Eliseo, anche se qui in realtà sembra più dipendere dalle traduzioni, perciò non essendo il mio campo, io vi riporto quello che ho trovato. A quanto pare la frase in inglese sarebbe questa, traducibile come: a parte il riferimento all'acqua cattiva, dobbiamo concentrarsi sulla parola unfruitful, sterile. A quanto pare la parola ebraica da cui deriverebbe sembrerebbe significare essere in lutto. E i significati suggeriti sono rendere senza figli, causare aborto e causare sterilità. La versione dei 70 o Septuaginta riporta invece questa parola, che significherebbe senza figli. Tante parole diverse per indicare la stessa cosa, una riduzione della fertilità della popolazione. E indovinate, la schistosomiasi genitourinaria può condurre ad infertilità e ci sono diversi studi sull'argomento. Quindi, tornando alla maledizione, potremmo dire che Giosuè abbia avuto dalle sue spie delle importanti informazioni sulla popolazione di Gerico, alcune fornite da Rahab stessa, ed è possibile che abbia vietato in questo modo ai suoi suegaci di stabilirsi in quel posto. Ma quindi com'è possibile che poi Gerico sia potuta rinascere? Com'è stata tolta la maledizione? Abbiamo detto che la città è stata spopolata per 400 anni, quindi qualcosa sarà pur cambiato, no, in questo arco di tempo. A cominciare dall'ospite intermedio. A Bulino Struncatula piace molto di più vivere dove ci sono attività umane. È più facile trovare da mangiare dopo tutto. La scomparsa dell'uomo, unita alla competizione di Melanopsis premorsa, hanno fatto diminuire sempre più la popolazione dell'ospite intermedio, che però evidentemente non è completamente scomparsa. Verrebbe da pensare che è questo che abbia fatto fare una brutta fine ai figli di Acab. In verità, probabilmente, la popolazione di schistosoma doveva essere crollata parecchio in quel periodo, portandosi avanti soltanto tramite infezioni di animali. Portare a morte una persona avrebbe richiesto anni, perciò è più probabile che i figli siano morti durante la ricostruzione della città. Mentre per quanto riguarda l'eliminazione della maledizione da parte di Eliseo, è molto probabile che Bulino Struncatula non fosse semplicemente più presente. Anche perché acqua e sale non è che siano esattamente dei molluschicidi, diciamocelo. Tuttavia questa specie è molto sensibile al disseccamento e la Bibbia stessa parla di grandi siccità e disseccamenti, di cui una delle più importanti è durata 3 anni durante la vita del profeta Elia, maestro di Eliseo. Ribadisco che queste ovviamente sono ipotesi, certezze assolute credo che non potremmo mai averle. Tuttavia si tratta di una storia interessante, no? Che dite? Fatemelo sapere con un commento. Io intanto vi do appuntamento al prossimo video, invitandovi ad iscrivervi al canale. Che dite? Ce la facciamo ad arrivare a 1000 entro giugno? Se volete ancora sentirvi parlare di parassiti, mi trovate sempre qui su questo canale e qui di lato trovate altri due video che magari potrebbero interessarvi. Ciao!